movimento italiano va forte e fra una decina di giorni ci saranno già i mondiali in Giappone, ma per voi ci sarà anche un altro appuntamento speciale il 7 di novembre con il campionato italiano. Sì, la ginnastica ritmica sta vivendo ormai un decennio d'oro, anche più di un decennio d'oro, perché insomma da Atene 2004 che la nostra nazionale è sempre vicino sul podio o vicino al podio. Tutto questo è merito di Emanuela Maccarani, l'allenatrice più medagliata d'Italia, che ha veramente creato una scuola invidiata in tutto il mondo e che è ormai veramente riconosciuta da tutti, è un'allenatrice che ci invidiano tutti. Quindi assolutamente la ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha vinto un bellissimo bronzo con due esercizi strepitosi che le nostre farfalle, ormai sono conosciute così, hanno saputo esprimere al meglio in pedana. Tutto questo ovviamente si rispecchia poi anche nell'attività di base in Italia, dove insomma questo sport è sempre più conosciuto, le bambine si avvicinano alla ginnastica ritmica a partire dai 3 anni e dagli 8 anni iniziano l'attività agonistica. La nostra società in questo momento sta andando molto bene, abbiamo appena partecipato al campionato di specialità che ha visto 4 nostri atleti junior classificarsi al campionato nazionale in programma appunto il 6 e il 7 novembre a Foligno, dove speriamo di riuscire a fare del nostro meglio, magari chissà conquistare qualche medaglia.